Ciao ragazzi, sono Keiko Chan. Stasera devo fare una recensione che mi sembra doverosa. E la recensione è su questo manga, Cappuccino, un one shot, credo che si dica, comunque è un volume unico di Wataru Yoshizumi. È uno josei e il motivo per cui faccio la recensione è molto semplice. Allora, io ero un po' contraria, diciamo, a comprare questo manga perché pensavo fosse brutto perché leggevo delle recensioni o comunque le opinioni altrui che dicevano che il manga non era bello, che non valeva la pena, insomma, tutte queste cose qui. Invece oggi, passando in edicola, dovevo solo comprare il giornale della televisione e invece ho visto Cappuccino, ho detto vabbè, adesso lo compro, anche perché Wataru Yoshizumi è una grande mangaka, quindi tipo, lo devo comprare per forza. L'ho preso e l'ho letto subito dopo cena e devo dire che non è nient'altro, cioè sì, buonanotte, non è affatto brutto e anzi io lo considero abbastanza bello e quindi ho detto lo recensisco perché non è giusto che venga considerato come manga da scartare, insomma, perché le recensioni di opinioni altrui abbastanza negative ne ho viste parecchie. Allora, il manga è, come ripeto, è un volume unico, è uno josei, ovvero una storia, diciamo, per donne, per adulti, insomma, e parla di questi due sono i protagonisti, Ari, sì, e Sosuke, credo si pronunci così, scusate se lo dico male, magari dico Sosuke, magari viene meglio. Comunque, questi due ragazzi praticamente sono fidanzati da 4 anni e decidono. Siccome lei, cioè, andavano all'università insieme e si vedevano tutti i giorni, solo che poi hanno cominciato a lavorare e non riuscivano mai a incontrarsi e quindi, visto che gli affitti dei loro appartamenti stavano scadendo, hanno deciso di vivere insieme. Solo che, naturalmente, non tutto è oro quel che luccica, come si dice, e diciamo che le cose cominciano a complicarsi un po'. Questa è più o meno la storia, non posso dire altro alle persone che non hanno letto il manga perché farei veramente spoiler, alla fine non vi leggete niente, essendo un volume unico più di questo non posso dire. Quello che posso dire invece è che cioè, io ho trovato la rilegatura molto fatta male, cioè calcolate che mi si vede lo spacco qua, non so se si riesca a farlo vedere qui, infatti l'aprivo piano piano. Diciamo che è molto morbido, 4,30 euro, non è un'edizione granché, però il manga è bello. Secondo me è molto molto bello e cercavo una storia del genere da parecchio tempo. Non posso dirvi perché vi farei spoiler, però posso dire alle persone che non hanno ancora acquistato questo manga che secondo me è un'opera che non può mancare di Wataru Yoshizumi, che è una grandissima, come ripeto, mangaka. E tutte le sue opere sono belle, cioè a me mi sono piaciute tutte, per esempio, talmente tanto che adesso ho ordinato, oddio, come si chiama? Ah, Cuore di Menta, perché lo devo avere. E comunque cioè, basta citare Marmalade Boy per far capire che questa autrice è stupenda, è meravigliosa, e non capisco perché tutti dicano che questo manga non vale la pena di essere acquistato. Adesso invece inizio con lo spoiler, perché voglio le opinioni delle altre persone che l'hanno acquistato, voglio dire cosa mi è piaciuto e cosa magari mi è meno piaciuto, però posso dirlo solo facendo diciamo spoiler più o meno. A parte il fatto, ecco, questo lo posso dire, che i protagonisti, l'unica pecca, ecco, è che sembrano proprio Miki e Yu, perché lei mora con i capelli corti, lui è biondo, c'è cioè sempre questa cosa, diciamo che un po' ti fa sempre portare la testa a Yu e Miki. Adesso inizia lo spoiler, quindi se non avete acquistato il manga e lo volete fare, vi dico di staccare qui. Invece poi altri che hanno letto il manga, che comunque non gli interessa, quindi vogliono continuare a vedere, continuate a vedere. Allora, inizio lo spoiler. Allora, il manga praticamente io, come ho detto, cercavo una storia del genere perché da un bel po' di tempo, quando insomma, acquista Shoujo Manga, a parte Nana, vediamo, non leggevo di tradimenti. Qui, come penso saprete, Sosuke mette le corna a Ari. E io, diciamo che questo, da una parte mi incavola, perché cioè, è
È una cosa che mi dà fastidio il tradimento, proprio, però in un manga era da tanto che non lo leggevo. Nana non è proprio tradimento, perché alla fine lei è contenta, cioè lei lo sa che lui gli mette le corna e lo accetta, quindi neanche mi dà fastidio come cosa, se lo merita, che se ne frega. Invece qui lui, una cosa stupida, ecco, una cosa che non mi è piaciuta è come gli ha messo le corna, cioè nel senso che questa che si mette a piangere e dice dai ti prego usciamo insieme così poi mi dimentico e lui ci esce, addirittura la bacia perché lei piange, cioè questo è un po' stupido. Però poi quando lui ci va che dice che ci va solamente per divertimento, non perché prova qualche sentimento, a me lì ho detto oddio, cioè qui si intricava di più e poi mi piace di più. Perché di solito negli shoujo quando si tradiva era perché si innamorava dell'altra persona. Cioè nel senso metto le corna perché mi sono innamorata di quella, come è successo ad esempio con Shoji e Nana che si è messo con, come si chiama quella, Sachiko, perché si è innamorato di lei, però qui è diverso. E questo mi è piaciuto, poi mi è piaciuto il fatto che secondo me il finale, come tutti dicono, perché è questo che non piaceva alla gente, il finale, invece a me il finale mi è piaciuto. Perché è un finale diciamo un po' più umano, i protagonisti qui sono molto reali, ad esempio lei è come me, nel senso che io non sopporto i tradimenti. E se anche perdonassi, come ha fatto lei che ha perdonato lui, non riuscirei più a vivere, perché anche se lui facesse 2 minuti di ritardo, io penserei subito che mi sta tradendo. E diciamo, insomma, che a me è piaciuto il fatto che si lasciano, però pensavo che magari dopo 2 anni si rimettessero insieme, invece lei non lo fa, però secondo me, non so, a me mi fa presagire che in realtà torneranno insieme, perché lui non sta più con quella lì. Insomma, l'ha lasciata definitivamente e è ancora innamorato di lei. Però anche lei, secondo me, è ancora innamorata di lui. Non lo so, questa scena mi lo fa pensare. E io penso che sia ancora innamorata di lui. Il manga è molto bello, io lo ripeto, poi penso che anche a voi è piaciuto, spero. Io ho aspettato tanto, come ripeto, un manga del genere, una storia un po' così. Peccato che, insomma, sia solamente un numero. Magari poteva fare una miniserie di 3-4 numeri, però vabbè, poi insomma, forse magari non sarebbe venuto così carino, o magari con 3 numeri uno spera pure che si rimettano insieme, però vabbè. Quello che voglio sapere da voi è cosa ne pensate, però dato che tante persone ancora magari non l'hanno acquistato, se dovete scrivere qualche commento, scrivetevi, non so, 3-4 volte spoiler, 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 e poi mi dite cosa ne pensate voi del finale o del manga in sé. Come ripeto, l'unica pecca che credo sia è che Wataru Yoshizumi mi fa questi. Cioè, questa ragazza. Sì, è vero, lei ha capelli un po' ricci, però a me mi ricordano sempre Miki e Yu questi due. Infatti, quando li leggevo, non li vedevo come Ari e Sosuke, ma scusate questa pronuncia strana, ma li vedevo proprio come Yu e Miki. Però vabbè, poi alla fine ci fai. Diciamo che forse perché i disegni sono un pochino più diversi, un pochino più adulti, allora diciamo che non dai peso più di tanto, perché noi abbiamo ormai quella mente fissa con Marmalade Boy. E, che dire, io penso che Wataru Yoshizumi sia una grande autrice, poi cioè io ho Marmalade Boy, ho Spicy Pink e sarà perché mi piace, mi sembra, mi piace perché mi piace, una cosa del genere, sarà perché mi piace, mi sembra, sta nascosto qui alla libreria, quindi non riesco a vederli. E, cioè, per me è bellissimo come manga, mi è piaciuto e non vedo dove siano tutti questi commenti un po' brutti, diciamo, nel senso non mi è piaciuto, il finale un po' ti lascia così, invece a me mi è piaciuto tutto, sinceramente non rinnegavo nulla, anzi, quando poi ho capito che lui magari stava mettendo le corna, avevo un batticuore strano, mi di dai, avanti, avanti, il manga è bello, io non so perché tutti, insomma, l'hanno tutti, la maggior parte mi ha detto di non prenderlo, di lasciar stare. Invece quando l'ho comprato, l'ho detto sulla pagina Facebook, ci sono sempre i ragazzi che mi hanno detto guarda è bello, di qui, di là, mentre c'è qualcuno che mi ha detto che non, insomma, non erano tanto convinti. Io invece ho detto vabbè, alla fine è un numero solo, anche se non è bello, alla fine cioè 4,30 euro lo si potevano anche spendere, sinceramente. Poi per uno Josei della Yoshizumi, questo ed altro, insomma. Allora, io finisco qui, anche perché non c'è tanto da dire, essendo un one shot, non ho altro da aggiungere. Spero
Solamente volevo sapere cosa ne pensavate voi di quest'opera, se l'avete trovata bella, brutta, il perché, per come, ripeto, se dovete fare spoiler, che sicuramente dovete farlo per commentare, scrivete che è spoiler per non danneggiare gli altri, perché comunque sia, non è giusto. E detto questo, vi saluto e a proposito, volevo sapere voi cosa farete, cioè acquisterete Citose, eccetera, oppure no? Questo, insomma, questo qui poi ricalca, cioè torniamo agli scioggio scolastici, poi mi sembra. E, certo, non potete farmi recensione di niente perché deve ancora uscire, sono un po' indecisa se prenderlo o no. Quindi vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo alla prossima recensione.